non poteva mancare Angelo Cirillo, che è l'ideatore di questa costellazione di nuove sale da gioco. Angelo, non è la prima, la sede di Alba, ma è il risultato di un lungo lavoro. Certo. Vuoi raccontarci qualcosa di più? Siamo partiti qualche anno fa con la prima sala di Saluzzo, che è stato un punto per testare un po' quello che la filosofia inizialmente ci lasciava sperare di poter portare bene avanti, e poi da lì siamo passati a concepire volutamente una serie di location che potevano sul territorio attacchire bene, e siamo arrivati adesso ad Alba. Quindi abbiamo sviluppato qui in Alba un concetto che non è solo gioco, ma è anche gusto, e sposando appieno le caratteristiche che distinguono il territorio, quindi il tartufo, il vino, l'enogastronomia. Siamo con Daniele Sobrero, chef di esperienza, che nel caso del Royal Flush si occuperà di tutto l'aspetto enogastronomico. Sono onorato di essere qua oggi e di rappresentare ancora una volta, dopo tutti questi anni, diciamo, di esperienza, così ancora nella città di Alba, la mia città natale, alcuni dei piatti importanti che hanno creato la storia enogastronomica della zona. E infatti oggi ci sarà anche il tartufo, quindi faremo assaggiare anche ai nostri ospiti il tartufo. Siamo col dottor Giovanni Bosticco, assessore del comune di Alba alle attività produttive. Siamo qui dentro il Royal Flush per sentire anche l'opinione di chi al palazzo del comune incentiva e aiuta questo tipo di nuove iniziative. Devo essere sincero, inizialmente avevamo alcune paure in relazione a questo tipo di attività, che spesso sono connotate da problematiche di ordine sociale. Invece devo riconoscere che la proprietà, abbiamo avuto subito un discorso di grande sintonia su due temi essenziali, sia sul discorso del bere consapevole, e su cui verranno concordate campagne insieme tra il comune e la proprietà, e sia sul gioco compulsivo. Quindi sicuramente abbiamo apprezzato la volontà di fare un luogo importante, quindi quasi un'attrazione turistica per la città. Bene, noi continuiamo allora il nostro giro degustando qualche buon vino e, perché no, anche facendo una giocata.